ragazzi, secondo voi quando si torna alla normalità? Anormalità? Ma, oddio, io penso che... No, perché io non ce la faccio più. Sono 10 mesi che faccio avanti e indietro dentro casa e mangio. Praticamente sei diventato Pac-Man. E dai. No, invece è proprio così. Sono diventato Pac-Man. Soltanto che almeno Pac-Man c'aveva i fantasmini che gli facevano compagnia. Io invece sto da solo. Vabbè, dai, non fa così, mo. E come devo fare allora, Dimmelo tu come devo fare se non ce la faccio più. Non fare così. È facile dire non fare così. E allora fa così, che vuoi da me? E su, un po' di sensibilità. Oh, ma che volete tutte e due? Ma che colpa mia che c'è sta la pandemia? Mica ci sono andato io in Cina a mangiarmi il pipistrello alla scotta dito, La verità è che sto impazzendo. Io voglio lavorare. Avresti mai detto? Shh. Voglio uscire la sera, voglio fare tutto, io c'ho un esaurimento nervoso. Quando si torna alla normalità, Quando? Calmati, calmati. Ho una buona notizia. Hanno rapito Renzi! E dai! Quale buona notizia! Stamattina hanno detto al telegiornale che tra 2 mesi è tutto finito. Dici davvero? Ma chi lo presentava sto telegiornale? Alfonso Signorini! No, no, ma quale Alfonso Signorini? Era il telegiornale vero! L'hai visto pure tu, no? Ah, sì, certo, come no, l'ho visto. E infatti mi pareva così strano che per essere sicuro me lo sono riguardato 3 volte. Ma dite davvero, non mi state prendendo in giro? No. Ma chi, lui? No. E che hanno detto al telegiornale? Hanno detto che entro 2 mesi saremo tutti vaccinati. Al massimo 3, guarda. Ma se non stanno mandando i vaccini? Ma no, è che la Pfizer fa le consegne tramite Bartolini. Lo sai come so, i corrieri, no? Sì, quelli se non sei vicino al citofono a risponde tipo 1, 2, 3 stella, dicono che non t'hanno trovato e se ne vanno. Ah, era per quello allora? Sì. Ah, voglia. Ma adesso per farsi perdonare manderanno 60 milioni di dosi in omaggio. Ma davvero? Io ho sentito 80 milioni, così per star più sicuri. E quindi ci vaccinano a tutti? Sì, le ASL sono già organizzatissime come nei film americani. Hanno sistemato tutto a puntino. Niente file, niente ritardi, niente intoppi. È vero? Sì, te vengono proprio a casa. Te portano vaccino, caffè e cornetto. Così colazione, punturina e poi via. A buca quello del piano di sotto. E quindi poi si potrà ricominciare ad uscire. Ma certo, pub, ristoranti, teatri, cinema, palestre, concerti. Ricomincia tutto, come se niente fosse. Non ci posso credere. Ma come no, è così verosimile. E si potrà pure viaggiare. Sì, niente più regioni colorate, niente DPCM, niente confini. Puoi andare dove vuoi, Londra, Parigi, New York. Vedralla, Campobasso, Poggi Bonsi. E possiamo fare quello che ci pare. Sì, come prima, ti ricordi? Possiamo stare abbracciati, fare festa, stare ammucchiati, fare l'amore con chi vogliamo, in tutti i luoghi che vogliamo, è vero? Sì, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, con tutti i Lego, un casino famo. Oddio, ma è bellissimo. Sì. E ti dirò di più. Sanremo. Sanremo? Che c'entra Sanremo? Lo faranno col pubblico in sala. No! Sì, diglielo pure tu. Sì, mio zio c'ha già il biglietto. E come hanno fatto? Amadeus li ha minacciati. Ha detto che senza il pubblico in sala lui non l'avrebbe presentato. Quelli si sono spaventati e hanno ceduto. Oddio, che bello! Non mi sembra vero che si torna alla normalità. E infatti non è vero niente. Cosa? No, lui scherza. Che scherzo? Ma che è sta buffonata? Deve sapere la verità. Quale verità? Che qua, prima di un anno, secondo me, se vede luce. Esagera, come al solito. Ah, esagera? Allora senti a me, i vaccini non arriveranno e sai perché? No. E manco loro lo sanno. L'unica cosa che si è capita è che per questi il virus è importante, ma i soldi di più. E il problema è che loro sono Real Madrid e noi adesso c'è il potere contrattuale del Pescasselli. Basta, dai. No, aspetta, lo deve sapere. Volevamo parlare dell'organizzazione delle ASL? Non so così sicuro. E invece lo devi sapere. Le ASL sono più confuse del parrucchiere di Margioglio. Ma non erano organizzate? No, non ci stanno a capire niente. Sono più confuse di me quando all'ora di cena mi ricordo che dovevo fare la spesa. E quindi? E quindi passa cortonno. No, diceva le ASL. Ah, le ASL, le ASL niente. Il caos, ci vorrà più tempo, molto più tempo.
Quanto tempo? Tanto tempo, pure perché nel frattempo i politici nostri, invece di risolvere il problema, si sono messi a giocare a strega comanda colore. Vabbè, dai, finiscila. Scusa, e allora tutti quelli che dicono cose? Quando tutti dicono cose è perché non sa un cazzo nessuno, che se c'era qualcuno che sapeva qualcosa non c'era bisogno di niente. Ecco. E noi che facciamo adesso? Niente, non potevamo fa niente, dovevamo aspettare. Come quando vai a prendere una ragazza per portarla a cena fuori e lei scende dopo 2 ore. Che fai? Vai a cena da solo? No, devi aspettare, mortacci sua. Calmati. Ma è vero quello che dice? No. Sì che è vero, è tutto vero. E la vuoi sapere l'ultima cosa? Che cosa? Sanremo. No. Sanremo lo fanno senza pubblico. No. Sì! Ma Amadeus non li aveva minacciati! Sì, ma loro gli hanno detto come facevano uguale! E lui ha bozzato! Era ovvio che abbozzava! Era l'unica cosa che poteva fare perché... parlamo se chiaro! No, non dirlo! Ma chi se la incola Amadeus?! Me viene un po' da piagne! Che c'è? Sei un insensibile. Sociopatico. Se dice sociopatico. E ricorda, condividi il video, metti mi piace alla pagina Facebook e seguimi sul profilo Instagram Emiliano Luccisano. Se no poi mi viene un po' da piagne. Alla prossima.